sin da quando è stato annunciato ero sicuro che Insomniac avrebbe fatto un lavoro magistrale nel farmi sentire come Spider-Man, perché in fin dei conti è questo feeling la parte più importante che rende il setting del titolo così pieno di sense of wonder, un vero e proprio tripudio di fantasie videoludiche divenute realtà in una genuina sensazione di trovarsi sotto la maschera di Spider-Man. Non è un brutto gioco, è che l'aspettativa è stata così tanto abnorme che le pecche dell'uomo ragno di casa Insomniac sono passate pressoché in sordina. L'open world, che non deve mancare mai, è presente all'appello. Le meccaniche d'oscillazione tra i grattacieli, beh sì dai, c'è. Passare raso all'asfalto è una goduria, però insomma... Mancano un po' tante robe, come per esempio una sostanza vera e propria. Storia principale a parte, che si evolve come se fosse un albo di quelli che leggi quando vai al cesso, sia per gestione che per gradevolezza, è passabile. Anche perché dietro c'è stato Dan Slott, nonostante personalmente avrei preferito Straczynski, ma vabbè, quelli sono gusti. Vengono inseriti poi nemici minori, come Mister Negativo e Tombstone, sia ripetitivi e grossi, nomi altisonanti come Kimpi nei Sinistri 6. Complice poi la classica doppia vita di Peter Parker, che Deo Gratias non è una merda di ragazzino del liceo, fanculo Tom Holland, ma finalmente viene rappresentato come scienziato moderatamente affermato, col giusto tocco di azione romanza che serve per riconoscere l'effettivo personaggio. Tolta però la bisteccona dal fuoco, non rimane letteralmente nulla. Il gioco è di una vuotezza aberrante che ripropone le stesse identiche mansioni solo in veste grafica differente. Vai in un accampamento, picchia orde di nemici, fai traguardi per i gettoni rossi. Vai in un altro accampamento, picchia orde di nemici, fai altri traguardi per altri gettoni, fai le missioni dei laboratori che sono la stessa identica cosa che hai fatto finora per avere gettoni viola. Poi invece ci sono i collezionabili sparsi per tutta Manhattan, cui il trovarli rende fruibile lo sbloccare dei gettoni verdi. Cerca uno zaino dietro un palazzo, cerca uno zaino a fianco alla scala antincendio, cerca uno zaino sotto il carretto degli hot dog e via discorrendo. Le sfide di Taskmaster invece, gradevolissima presenza di un personaggio di sfondo molto bello quanto sfruttato in maniera indegna, consistono in: insegui il drone, picchia le orde, cerca le bombe, ottieni dei gettoni arancioni. Inizio a pensare che nel periodo di sviluppo di questo gioco all'Insomniac fossero ludopatici. C'è che quantomeno il gioco fa finta di ingegnarsi e cerca di far esplorare a modino tutta la mappa, in modo tale da far vedere quanto l'Insomniac si sia impegnata a fare bene benissimo tutti i dettaglini della mappini. Fai le foto a ogni singolo luogo di interesse. E poi, quando avrai sbloccato l'ultimo miglioramento, fai altre foto ad altri luoghi di interesse che però non sono segnati sulla mappa. Attenzione! Non sono segnati sulla mappa generale, se non sul mappino in miniatura. Che poi, nemici, non voglio far spoiler sulle modalità, ma santa merda, i Sinistri 6 vengono scremati in media a coppie, o con sequenze ignobili, o con delle lotte al limite della noia e non lo capisco. Io non me lo spiego. Il primo quarto di gioco fila tutto bello liscio con la costruzione del mondo di gioco e poi boom, è finito. Non c'è nemmeno un vero e proprio post game, perché sono letteralmente le solite cose tra fortini e cazzi vari riciclati ancora e ancora e ancora. Ma che merda mi rappresenta poi fare tre contenuti scaricabili uno dietro l'altro, quando sono stronzate che paragonarle a missioni secondarie in itinere di gioco è spararla proprio enorme? Ma come cazzo è possibile? Com'è possibile? Cioè, tutto vuoto. Perché? È un sandbox, che è l'1-1 all'isola di Manhattan. Complimenti che è Insomniac. Cerca i gatti peluche della gatta nera per ottenere un costume inutile e la bozza del primissimo DNG. A sto punto, chissà il sequel. Wow, Tom Holland, sì, il mio attore per Spider-Man preferito.